Anche quest'anno, come è stato fatto negli ultimi 10 anni a questa parte, il nostro club privilegia molto la vela, anche perché ha ricevuto moltissime soddisfazioni. Nella regata che si svolgerà il 23 e il 24 saranno presenti circa 80 equipaggi provenienti da tutta la Sicilia. Stiamo parlando praticamente di 300-350 persone che vengono qui a Gela, che occuperanno stanze d'albergo, di bed and breakfast, che andranno nei ristoranti, quindi è un incentivo veramente importante. E speriamo che presto potremo avere anche il nostro porto per evitare di andare a fare alcune regate nei porti vicini e così perdere delle attrazioni turistiche maggiori. Quest'anno abbiamo una nuova sezione, che è la sezione surf, che già sta incominciando a prendere piede tra i ragazzi e che sicuramente ci darà ulteriore soddisfazione. Anche quest'anno ho il piacere di presentare la prima prova della Coppa Sicilia, una regata prestigiosa che praticamente riescono ad organizzare solo i circoli più importanti della Sicilia. Questa è la prima prova, le altre 3 prove si disputeranno tra Marsala, il circolo velico di Marsala, il circolo canottieri di Marsala e il NIC di Catania. Anche quest'anno avremo i migliori timonieri della Sicilia, ma mi piace ricordare i nostri timonieri, cioè i timonieri del Club Nautico Gela, tra cui primeggia chiaramente Andrea Marotta nella categoria cadetti juniores e Giuseppe Liardo nella categoria cadetti. Stiamo raccogliendo i frutti di un grande lavoro che è iniziato da tanto tempo. La vela al nostro club nautico è diventata veramente una realtà e le soddisfazioni di questi giovanissimi, di juniores e di affermazioni che su tutti i campi di regata si sono sempre più imposti. Oggi c'è un vivaio che abbiamo sempre coltivato e sempre di più alla fine comincia il lavoro che parte tutto da lì, dallo sforzo e l'impegno che si è messo per raggiungere tali obiettivi. Ad agosto c'è la partecipazione del Club Nautico Gela con l'imbarcazione Extra 1 alla Palermo Montecando edizione 2016. Buona parte dell'equipaggio è fatto di giovani del Club Nautico Gela e quindi questo sempre di più conferma che la vela e il Club Nautico Gela è diventata una conferma, una realtà per il nostro territorio.